Prima di immergerci nella drammatica notizia che ha scosso il mondo dei fan di Chiara Ferragni e Fedez, vi invitiamo a lasciare un segno del vostro supporto. Un mi piace, un commento e l'iscrizione al canale per ricevere aggiornamenti in tempo reale sono gesti che aiutano a creare una comunità unita. Ora, concentriamoci sulla notizia che ha colpito tutti noi. Chiara Ferragni, l'influencer di fama mondiale, ha dovuto fare ritorno a Milano in circostanze urgenti. L'annuncio improvviso ha gettato nell'angoscia non solo la giovane donna, ma anche i suoi seguaci più fedeli. Accompagnata dall'amica Chiara Biasi, ha preso un volo immediato per tornare a Milano, lasciando tutti a chiedersi quale potesse essere l'emergenza che l'avesse costretta a interrompere la sua esperienza parigina. L'ansia tra i fan ha continuato a crescere, specialmente alla luce del passato di Fedez, il suo compagno, che ha combattuto e sconfitto un tumore al pancreas in anni precedenti. Il pensiero che questo incubo potesse tornare a perseguitarli era terrificante. Davide Mara, noto conduttore di Muschio Selvaggio, ha gettato benzina sul fuoco durante una live su Twitch, invitando i follower a inviare un abbraccio a Federico, ma senza rivelare ulteriori dettagli. Questo silenzio aveva un'eco sinistra, soprattutto alla luce di quanto condiviso dalla coppia nel 2022 sui social riguardo alla lotta di Fedez contro un tumore al pancreas di tipo neuroendocrino e l'intervento chirurgico complesso che ne seguì. Nelle ultime notizie, è stato confermato che Fedez è stato ricoverato in ospedale e ha subito accertamenti. Nonostante la loro presenza costante sui social, la coppia ha scelto il silenzio riguardo alla situazione. Questo prolungato silenzio online ha innescato preoccupazioni tra i fan, ma resta la speranza che, uscendo da questa difficile situazione, possano ancora una volta superare le avversità che la vita ha messo loro davanti. In questo momento, i cuori dei fan di Chiara Ferragni e Fedez sono uniti nella speranza di una pronta guarigione per Federico e nell'augurio che possano presto tornare a brillare nella loro straordinaria luce nel mondo della moda e dell'intrattenimento.